Buongiorno da Edo, novità croccantissime nel panorama dell'intelligenza artificiale, che non sono novità in assoluto per chi segue questo podcast, dove abbiamo visto nel corso degli ultimi mesi varie notizie che suggeriscono due cose precise: Microsoft integrerà sempre di più GPT nei suoi servizi e Google presenterà un motore di ricerca potenziato da un suo modello di IA competitor di OpenAI. Partiamo proprio da questi ultimi perché è di ieri la notizia del lancio ufficiale, come già ampiamente previsto, di una versione a pagamento di ChatGPT chiamata ChatGPT Plus, che al costo di $20 al mese offre un accesso, anche nei momenti di picco, risposte più veloci e nuove feature introdotte nel modello prima degli utenti free. Al momento il piano è disponibile solo negli Stati Uniti e c'è la solita lista d'attesa a cui bisogna iscriversi per partecipare. OpenAI ha precisato che il piano gratuito non sarà eliminato e che in futuro saranno esplorati altri piani. Dunque questa è la prima mossa per, diciamo, cercare di rendere il modello ChatGPT sostenibile, perché ricordiamo che noi non sappiamo il costo reale del mantenimento del servizio, ma ci sono delle stime che riportano $100,000 al giorno, quindi un discreto bruciatore di denari. D'altro canto, ChatGPT è la web app che è cresciuta più velocemente nella storia di internet. Il 1 febbraio Reuters aveva riportato un'indagine di SimilarWeb che ha stimato il raggiungimento di 100 milioni di utenti attivi mensili in gennaio, praticamente a 2 mesi dal lancio, un dato pazzesco se confrontato con gli altri due gradini del podio, che sono TikTok, che ci ha messo 9 mesi a raggiungere 100 milioni di utenti, e Instagram, che invece ci ha messo 2 anni e mezzo. Quindi abbiamo un servizio super attrattivo per le persone, con sicuramente un paradigma nuovo nell'uso del web, tanto che un blog post apparso ieri nei trend di Hacker News lo descrive come il vero web 3.0, anche se non con toni positivi. Vi lascio il link perché è una bella riflessione, che inizia ora a essere monetizzato direttamente dal suo creatore, ma che inoltre viene incluso nei servizi di quello che è il suo principale finanziatore, ovvero Microsoft. Microsoft infatti ha lanciato un nuovo piano premium di Teams con l'integrazione proprio del modello GPT 3.5 che sta alla base di ChatGPT. Questo modello è disponibile per gli utenti con licenza Microsoft 365 al costo aggiuntivo di $10 al mese. Tra le nuove feature incluse in questa versione c'è la cosiddetta Intelligent Recap, che permette di generare automaticamente gli appunti dei meeting, i task raccomandati e una serie di highlights, cioè punti importanti su cui focalizzarsi, oltre alla traduzione in tempo reale del linguaggio parlato in 40 lingue con live captions. Ma non finisce qui per l'integrazione Microsoft OpenAI, perché si parla sempre più insistentemente di GPT-4 e della sua imminente integrazione su Bing, si parla addirittura di settimane. GPT-4 sarà ovviamente più potente di GPT-3 e avrà nuove capacità per generare testi di qualità più alta e rispondere a un più ampio spettro di domande, ma tuttavia Sam Altman, che è il CEO di OpenAI, in una recente intervista ha detto che tutti i rumor sui mirabolanti numeri di questa nuova versione sono testualmente cagate, e dice proprio: le persone stanno implorando di essere deluse e lo saranno, riferendosi al fatto quindi che il modello sarà sì più potente, ma non al punto da diventare una specie di macchina generale con capacità quasi umane. Comunque si sa che uno dei principali problemi nell'uso di GPT per le ricerche sul web è il fatto che il modello ha intrinsecamente dati vecchi, quelli con cui è stato allenato, e non è quindi chiaro come sarà efficacemente integrato in un motore di ricerca come Bing, che ha bisogno invece di dati freschi. Staremo a vedere, perché a quanto pare manca poco. E manca poco anche per scoprire cosa presenterà Google per i suoi lavori sull'intelligenza artificiale e come li integrerà nei suoi servizi, perché Sundar Pichai ha dichiarato che competirà direttamente con ChatGPT, permettendo agli utenti di interagire direttamente con i suoi modelli come supporto alla ricerca. Ed è stato poi annunciato un evento l'8 febbraio a Parigi in cui saranno presentate le nuove versioni dei servizi Search, Maps ed altri con le feature di IA abbinate. Pichai ha ricordato che è stata la ricerca di Google a sbloccare le capacità delle IA generative che vediamo oggi e che nei prossimi mesi vedremo molte novità in questo senso, qualcosa che è nei piani già da un anno. Il primo modello con cui gli utenti potranno interagire sarà Lambda, senza la B, che è un modello conversazionale che non si è ancora mai visto, quindi non è chiaro che forma avrà. E poi seguirà integrazione con gli altri servizi, vedremo cosa verrà mostrato all'evento e soprattutto se ci saranno anche integrazioni con i servizi generativi per immagini e video, qualcosa che Google aveva già mostrato tempo fa e che forse ora vuole presentare ufficialmente, anche perché forse sente un po' di pressione con tutti questi annunci di Microsoft e aspettare ancora potrebbe voler dire perdere il vantaggio dell'essere i primi sul mercato, cosa che il successo di ChatGPT ha ben dimostrato. E quindi una bella infarinata di notizie sulla IA, eh? Siete contenti che questi
episodi hanno il 900% di pubblico in più. Bene, grazie per avermi seguito fin qui e noi ci vediamo a un prossimo episodio che probabilmente elencherà le nuove feature di Go 1.20 e quindi non ascolterete, oppure potremo guardare i risultati finanziari delle big tech, eh? Boh, vedremo. Buon weekend.